Campagna oleare in corso, qual è il livello della qualità di quest'anno? La qualità è eccezionale, siamo al massimo, non c'è stata tracce di mosca olearia, c'è un prodotto sanissimo, un prodotto veramente buono, solo che la produzione è media, ci sarà un 50% di produzione in questa zona della Sicilia, perché ci sono zone della Sicilia che sono ancora indietro. Quindi la metà rispetto allo scorso anno? La metà no, però un tantino in meno. E questo inciderà sul prezzo? Ma sul prezzo credo di no, perché c'è la Puglia e la Calabria che sono veramente stracariche, hanno avuto piogge, hanno avuto un'ottima legagione e quindi tutto ancora è da vedersi nelle prossime settimane. C'è una stima che si può fare del prezzo al chilo? Ma oggi siamo attorno ai 5 euro, vedremo quello che succede nell'arco di un paio di settimane. Quindi noi l'anno scorso abbiamo avuto un'annata carica? L'anno scorso è stata una campagna media come questa di qua, doveva essere eccezionale questa campagna, però purtroppo con il mese di maggio così incerto, piovoso, ventoso, non c'è stata un'ottima legagione, però l'anno scorso si è raggiunto un prezzo più alto perché c'era poco in Puglia, c'era poco in Calabria, è stata un'annata disastrosa in tutta l'Italia. Per Bonolio la distinzione tra il prodotto locale di qualità e quello commerciale qual è quest'anno? La distinzione è quella che c'è stata sempre negli anni passati. Noi stiamo cercando di portare avanti l'olio siciliano in concorrenza, possiamo dire, con l'olio da prezzo che costa poco, che poi è l'olio spagnolo, l'olio greco, l'olio tunisino. Per fortuna si stanno aprendo due fasce di mercato che sono equidistanti. Chi vuole la qualità deve pagare un certo prezzo, chi purtroppo compra solo per l'offerta va a comprare un prodotto piatto che non ha fruttato, non ha manco il gusto dell'oliva. Quindi lei sta dicendo che c'è una maggiore educazione nel consumatore? Indubbiamente sì, negli ultimi 10 anni siamo passati dal 2-3% di consumo di merce di alta qualità, siamo arrivati all'8-9-10% in quest'ultimo anno. La prospettiva è quella di una crescita ulteriore? Io ancora di crescita, arriveremo al 20-25%, però quando saremo a quelle percentuali, che l'olio di qualità sarà tutto piazzato.